Anteprima nazionale, ieri sera al Kursaal di Bari per lo spettacolo di Pino Minafra, il jazzista di notorietà mondiale, che adesso pubblica anche un CD con una famosa casa discografica tedesca. Enzo Del Vecchio. Il perugino Luigi Cirenei e i fratelli ruvesi Antonio e Alessandro Amenduni sono i tre musicisti compositori che dal 1922 al 1946 realizzarono con le loro direzioni orchestrali un percorso musicale che ridette slancio e nobiltà al suono e alle esecuzioni delle bande. Ma un ruolo sociale più importante lo ebbero proprio i fratelli Antonio e Alessandro Amenduni, che a Ruvo di Puglia negli anni 20 del 1900, anni di durissimi sacrifici, realizzarono vere e proprie cattedre musicali che fecero avvicinare all'educazione artistica centinaia di giovani. A queste figure Pino Minafra ha dedicato, dopo anni di ricerca e impegno artistico, un'opera presentata ieri sera a Bari al Teatro Kursaal Santa Lucia, in quella che è diventata la Casa delle Musiche Puglia Sounds, ovvero il programma della regione per lo sviluppo del sistema musicale regionale. Nel corso della serata è stato anche presentato il CD musicale La Banda, musica sacra della Settimana Santa di Ruvo, che Pino Minafra ha inciso con una delle più importanti etichette discografiche europee, Enya Records. Il progetto nasce per dare visibilità alla banda e a 17 anni abbiamo percorso gran parte dell'Europa con festival jazz, classici ed avanguardia. È un atto d'amore verso uno strumento formidabile che da oltre due secoli racchiude ed è una grande palestra per musicisti e strumentisti. A dirigere l'orchestra di 40 elementi ieri sera il maestro Michele Di Puppo, con la presenza anche di Roberto Ottaviano, Michele Lomuto e Livio Minafra.